L'anniversario di fondazione della Polizia è l'annuale appuntamento durante il quale si effettuano i bilanci, si riflette su quanto è stato fatto e su come approcciare alle nuove sfide della sicurezza. Questa mattina per la provincia di Pesaro e Urbino le celebrazioni dei 172 anni della Polizia di Stato si sono svolte nel nuovissimo Auditorium Scavolini. Non posso che ringraziare la Polizia di Stato per l'attività che quotidianamente svolge e tutela della nostra sicurezza e della nostra tranquillità. Poi una festa molto bella, complimenti, dove i valori fondamentali e fondanti della Polizia di Stato sono emersi in tutta la loro meraviglia, in tutta la loro importanza. Quindi ringrazio il Questore per l'attività e per l'opera che svolge quotidianamente, ringrazio tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e noi cittadini, grazie a loro, ci sentiamo sicuramente più sicuri a casa nostra. Per la Polizia di Stato nella provincia di Pesaro e Urbino si registra un maggior impiego di pattuglie nell'attività di controllo del territorio con un conseguente aumento di persone e veicoli controllati. Numerosi gli interventi scaturiti dalle oltre 12.000 chiamate ricevute all'utenza 112. A Pesaro crescono i casi di violenza domestica e stalking, eseguite 12 misure cautelari in relazione ai reati del Codice Rosso, 36 gli arresti per droga e altri reati. A Fano invece raddoppiati gli arresti, così come il numero di persone denunciate in stato di libertà. Noi abbiamo sempre nella nostra mente i nostri caduti, che non sono solo i caduti dell'epoca del terrorismo, che quelli forse o delle uccisi dalla mafia, che forse quelli è più facile ricordarli, ma soprattutto la Polizia Stradale paga un altissimo tributo di vite umane, perché il nostro lavoro non sembra, ma veramente a volte ha dei elementi di rischio che forse altri non percepiscono. Quindi il nostro primo pensiero è sempre alle nostre vittime. Durante le celebrazioni premiati i poliziotti che si sono distinti per coraggio e abnegazione. Un pensiero anche per chi nei 172 anni di storia ha dato la vita in difesa dei valori di giustizia e legalità. Fare iniziando proprio nel ringraziare chi talvolta non si percepisce neanche che lavori per la nostra sicurezza, no? Perché noi guardiamo le volanti, la squadra mobile fa le grandi operazioni, il reparto mobile va allo stadio, però diciamo che la nostra è una struttura complessa che ha bisogno del lavoro di tutti, più o meno visibile, e che noi tutto il giorno diamo il massimo di quello che possiamo dare e non sempre riusciamo a ottenere tutti gli ottimi risultati che vorremmo, però non può mai essere messa in discussione la grandissima dedizione.